primo premio Marina Rota. Il libro è Amalia, se voi foste un uomo, Silvia Zegozzaniana, cinque poesie. Il libro da cui è tratta questa sillosi è di cinque poesie, io direi poemetti, non sono poesie, vabbè, insomma, è questo. Marina Rota, funzionario presso la Città della Salute e della Scienza di Torino, è giornalista specializzata nel settore dell'arte e della letteratura, organizzatrice di rassegne librarie e incontri letterari. Amalia, se voi foste un uomo, è il secondo libro che ha pubblicato, da cui ha tratto cinque capitoli poetici, e già io li ho chiamati capitoli poetici, poesia era troppo riduttivo. I cinque capitoli poetici nei quali, con la guida di alcune note esplicative, utilissime, dà voce a Guido Gozzano e ad Amalia Guglielminetti sulle tracce del loro epistolario. Nella breve e densa prefazione al testo di Vittorio Sgarbi, il critico definisce un miracolo il fatto che Marina abbia ridato vita al poeta morto 100 anni fa, ricreandone in un processo di identificazione il linguaggio, il ritmo del discorso e soprattutto il tono malinconico e ironico, almeno apparentemente sempre distaccato, anche se talora velatamente commosso. Il miracolo operato da Marina è in realtà frutto di una lunga e intelligente frequentazione dell'amata opera gozzaniana e di una conoscenza approfondita della biografia del poeta e del mondo in cui egli visse. L'attenzione va in particolare alla storia dei suoi rapporti con la giovane Amalia, vitale e appassionata, ma tanto intelligente e generosa da accettare il ruolo di confidente e amica, lei che avrebbe voluto essere la donna amante e amata. Dei cinque capitoli scelti, in tre Marina Rota dà voce ad Amalia e in due a Guido. A conquistarci però è sempre la rinata parola del poeta, non imitata, ma richiamata a nuova vita, testimonianza del potere della poesia di vincere il tempo. Comunque, quelli in cui tra Guido e Amalia, alla quale non è concesso di entrare a salutare il poeta morente, si svolge un dialogo silenzioso. Nel pensiero, le parole di Guido nell'ora della verità svelano finalmente, senza reticenza, il suo animo, altro che del tutto indifferente. Arde il tramonto, ed in quest'ora antica sta per ghermirmi l'ultima signora. A lei fu aperto l'uscio, Amalia, amica, mentre implorante voi bussate ancora. Forse se il quadrifoglio avessi colto, non giacerei in questa cupa stanza. Guido, assetato di malinconia, di sogni, d'ombre, voci del passato, or che siete un fantasma, Amalia mia, vi griderebbe, resta nel commiato. Io sono il vostro pianto, l'oblio, il letto, un ultimo sussulto, e poi il nulla. Siamo grati a Marina Rota che ha strappato il poeta, se non alla morte, all'oblio, facendolo così suggestivamente rivivere con voce nuova e antica nei versi da lei scritti per noi oggi.